Volevo tornare sulla questione causa prima e cause secondarie. Sembra che l'umanità non se ne accorge, sembra che passiamo attraverso la nostra vera natura e siamo persi nelle apparenze. Ricordiamo la famosissima canzone dei Rolling, I Can Get No Satisfaction. Guardiamoci intorno. Vediamo persone soddisfatte, ci sentiamo soddisfatti, ci sembra di cogliere la vita. Guardiamo come ci si sta comportando di questi tempi. Causa prima, causa seconda. Facciamo la metafora dello specchio. Se noi fossimo uno specchio, e così è, se noi ci pensiamo, la nostra mente è uno specchio, ci dicono i saggi buddisti. Noi siamo uno specchio, il mondo riflette i suoi riflessi. E pensa se questo specchio volesse cambiare il suo vissuto di specchio spostando i riflessi fuori di sé. Come se cambiando quello che vedi nel mondo, tu possa realmente trovare te stessa e te stesso. Quello che succede nel mondo, i riflessi nello specchio, vengono per dirti chi sei. Ma se tu guardi fuori, come fai a vedere chi sei? Come fai a cogliere la causa prima? La causa prima è che sei specchio. E quindi si tratta di onorare la tua natura specchio. Usciamo da metafora. Cos'è questo specchio? È l'essere, è il sé. Noi la nostra vera natura è vuoto, la nostra vera natura è essere. Ci risulta così difficile comprendere che noi siamo, perché ci identifichiamo sempre con qualche cosa. Io sono padre, madre, medico, insegnante, idraulico. Io sono in questo momento a favore o contrario alla politica sanitaria. Io vorrei che le cose fossero così, invece che cos'ha? Stai cercando costantemente di cambiare il mondo fuori, senza accorgerti che il mondo fuori sta semplicemente dicendoti chi sei? Guarda, la causa prima del tuo benessere o malessere. La causa prima è essere in contatto con te stessa e con chi sei, col tuo progetto, col tuo codice interno. Le cause seconde non sono da risolvere, ma sono semplicemente da riconoscere. Qual è il messaggio? Cosa ti stanno dicendo? Guarda, io sto riflettendomi dentro di te. Chi sei tu che rifletti questo? Guarda, il mondo ti sta dando una pandemia, per esempio. Guarda, il mondo ti sta dicendo fai questo, fai quello. E se tu ti occupi di quello che ti dice il mondo, cercando di cambiare quello, solo, non vai da nessuna parte, I can get no satisfaction. Cogli la tua vera natura, la causa prima delle cose. Per cogliere la causa prima delle cose devi semplicemente guardare. Non cadere nella tentazione dell'apparenza e guardare oltre. Guarda oltre, resta. Seconda attenzione. Se tu ti chiedi perché e cerchi di comprendere o di cambiare le cause seconde senza riconoscere a cosa stanno venendo a fare, senza riconoscere che è tutta un'opportunità per mostrarti la causa prima. C'è la tua vera natura, che sei un essere eterno, senza spazio e senza tempo, senza inizio e senza fine, vuoto di contenuti, perché tu sei ciò che riflette i contenuti. Tu sei lo specchio, tu sei il contenitore, non i contenuti, noi siamo l'essere. Se provassimo ad accorgerci, io sono l'essere. Ecco la causa prima,
imperturbabile, equanime che passa attraverso lo scorrere degli eventi. Ma pensi che sia così difficile? Dipende dall'immagine che abbiamo di noi stessi, dipende dal coraggio che abbiamo di svegliarci.